Gli psicologi dovrebbero parlare di se stessi con i propri pazienti? Questa è una domanda che mi fanno spesso durante le mie formazioni, in particolare quando faccio delle dimostrazioni. In quelle occasioni, infatti, non è raro che faccia degli esempi personali o che racconti delle vere e proprie parti della mia vita. E non solo, perché uso tantissime storie relative ai miei amici e conoscenti, quindi oltre a parlare di me, parlo di loro. Ma ha senso farlo? E soprattutto è utile? Tagliamo subito la testa al toro e diciamo subito che sì, ha senso ed è utile. Posso dirti anzi che una lunga approfondita serie di studi hanno dimostrato innanzitutto che A, l'autosvelamento può essere utile e di aiuto, B, è utilizzato all'interno di approcci terapeutici di diverse culture e C, è utilizzato più o meno comunemente all'interno di quasi tutti gli approcci terapeutici. Nella descrizione del video ti incollo qualche ricerca, così giusto per darti un'idea. Peraltro ti invito anche a iscriverti al mio canale per essere aggiornato tutte le volte che esce un nuovo video. In questo video però mi premeva più che altro darti qualche informazione su che cos'è l'autosvelamento, come funziona e in che modo può essere utile. L'argomento in realtà è talmente vasto che ci potrei fare un mini corso, quindi taglierò con l'accetta le questioni in merito, giusto per darti qualche idea. Innanzitutto, per farla breve, con autosvelamento intendiamo il racconto di parti di sé in terapia a fini terapeutici. Quando invece parlo di miei amici e conoscenze, invece stiamo parlando del racconto di storie, su cui magari farò un altro video, che però ha dei punti in comune con l'autosvelamento. E in quest'ultimo caso, comunque, in pratica parli dei aspetti tuoi, della tua vita personale, proprio per dei fini terapeutici. Puoi farlo in forma di storia, raccontando qualcosa di te, ma anche facendo delle considerazioni personali. Ovviamente ci sono delle caratteristiche dell'autosvelamento terapeutico che lo distinguono dal parlare di sé stessi in altri contesti. C'è l'assenza di giudizio, nel senso che quando parli di te nella terapia non devi avere dei messaggi di giudicanti verso il tuo paziente. Non devi, cioè, rischiare di comunicare direttamente o indirettamente al tuo cliente: questo è il mio modo di fare le cose ed è quello giusto, mentre il tuo è sbagliato. C'è l'autenticità, che non ha tanto a che fare con la verità della storia raccontata, quanto con il non utilizzarla per calarti in un ruolo diverso dal tuo. Se stai raccontando te stesso, non vuoi assumere il ruolo di una figura genitoriale o comunque in qualche modo di una figura lontana da chi sei tu. E c'è ovviamente il fine etico e quello terapeutico. Non sei lì per metterti in mostra e far vedere quanto sei bravo e quanto è figa la tua vita, e men che mai per sfogarti con il tuo cliente delle cose che non vanno. Devi avere ben chiaro perché stai utilizzando l'autosvelamento e come funziona. Devi aver studiato come funziona, non puoi limitarti a parlare di te. Stiamo infatti comunque parlando di un intervento terapeutico. Pensaci. Noi tutti facciamo domande e cerchiamo di aiutare con le parole i nostri cari, ma questo è ben diverso dal farlo con i nostri pazienti. In quest'ultimo caso abbiamo studiato per aiutare con le parole chi viene a chiedere aiuto a noi. Allo stesso modo, noi tutti parliamo di noi stessi, ci apriamo, raccontiamo, ci disveliamo con gli altri, ma questo è ben diverso dal farlo invece con intenzione terapeutica. Precisato questo, a che serve farlo? A un sacco di robe, peraltro diversi orientamenti terapeutici sottolineeranno diverse motivazioni. Quindi, senza pretesa di esaustività, ve ne dico alcune. Innanzitutto è utile per la relazione terapeutica. Ad esempio, riduce la distanza con la persona, perché parlare di noi aumenta la familiarità e con alcuni clienti aiuta a diminuire la distanza e a sentirsi più vicini. Oppure facilita l'empatia, sia quella cognitiva che quella emotiva, poiché puoi raccontare di te alla persona per mostrare che capisci cosa sente, cosa intende. Inoltre, autosvelarsi è utile come intervento indiretto. Puoi raccontare di te per facilitare un processo di elaborazione attraverso una storia. Questo, se ci pensi, lo puoi fare benissimo senza parlare di te, però ci sono delle ragioni per le quali farlo attraverso una storia personale può rivelarsi più adeguato. Oppure puoi raccontare di te per trasmettere determinati significati che, se li raccontassi in modo diretto, non avrebbero lo stesso effetto, oppure potrebbero addirittura essere negativi. Lio, di ciao. Di ciao, Lio, di ciao. In tal senso, l'autosvelamento può essere molto utile per aggirare la resistenza, se vogliamo usare questo costrutto psicologico. Ricorda che spesso la resistenza siamo proprio noi terapeuti a crearla con le nostre comunicazioni. Va da sé allora che certi contenuti potrebbero essere più facilmente accettati se messi sotto forma di storia indiretta, personale, anziché come un suggerimento diretto e personale. Stando poi su dei suoi effetti più diretti, l'autosvelamento
trattamento può essere, laddove appropriato, un modo per porci come modelli. Ovviamente non stiamo mirando a far vedere come si fanno le cose, vuol dire appunto che noi siamo nel giusto, però in alcuni modi di intervento, pensate al mentoring, può essere molto utile. Ma più in generale può essere molto di aiuto a trasmettere modalità interazionali che possono essere di aiuto appunto per la persona, oppure anche a normalizzare certi suoi vissuti e comportamenti. In tal senso, punto caro per chi adotta una prospettiva cognitivista, l'autosvelamento può essere utile per favorire il processo di metacognizione. Sentire la storia di qualcuno ci permette di riflettere sulla nostra storia, sui nostri significati, sul nostro modo di percepire, reagire e interagire con gli altri. Poi carrellata di possibilità che da un lato va sicuramente riascoltata data la mole di informazioni date, da un altro lato va sicuramente approfondita data la sinteticità con cui l'ho dovuta affrontare e dall'altro lato ancora va sicuramente ampliata ad altri possibili usi dell'autosvelamento, ma questa è un'altra storia.